Amici e amici di Tough Channel, questa sera ci troviamo in un noto ristorante di San Marco a Perugia perché assisteremo qui ad un evento, per così dire, storico. All'interno infatti dell'associazione Kivanis ci sarà il passaggio della campana, il passaggio della luogotenenza territoriale. Che cos'è? Noi in questo momento non vogliamo anticiparvi niente perché ne parleremo direttamente con i protagonisti. Andiamo! Kivanis è un'associazione internazionale le cui finalità sono quelle del venire incontro e cercare di risolvere i problemi dei bambini. È una priorità assoluta del nostro club e pertanto su questa scia, su questa dinamica si raccolgono fondi e insieme all'UNICEF che provvede poi a distribuire i fondi raccolti per necessità che sono attinenti ai bambini. Il nostro sforzo attuale è quello di raccogliere fondi che ci consentano di acquistare dei vaccini che servono a immunizzare le madri e conseguentemente i figli contro le malattie postpartum. Consideriamo che questa campagna dura 4 anni, al momento noi abbiamo già raccolto a livello internazionale abbiamo raccolto 35 milioni di dollari e pensiamo di arrivare alla fine della campagna nel 2015 a 110 milioni di dollari. Una bella cifra. Cifre notevoli, sì. A livello nazionale sono stati raccolti circa oltre 600 mila euro. E a livello locale quest'anno abbiamo raccolto oltre 4.000 euro a livello Umbria, perciò questa attività verso i bambini secondo me ci dà una qualificazione piuttosto notevole. E allora, siccome siamo venuti per assistere a questo passaggio di consegni al nuovo luogotenente, il signor Carlo Vernelli, insomma il riconoscimento. Passo volentieri all'amico Carlo le insegne del luogotenente governatore della divisione Umbria con l'elenco di tutti coloro che l'hanno preceduto. Sono certo, conoscendo Carlo da qualche tempo, che sarà all'altezza della situazione portando avanti le iniziative e raggiungendo quelle finalità che il club Kivanis persegue. Certo, io spero di continuare in maniera egregia i compiti che mi sono stati così tramandati dal luogotenente che mi ha preceduto. Ricordo a me stesso e soprattutto a chi ci ascolta e che ci vede il motto del nostro governatore, teniamoli per mano, che è l'impegno che i kivaniani hanno nei confronti dell'infanzia che si trova in estrema difficoltà, specialmente nel terzo mondo ma anche nelle nostre città. Io dico anche teniamoci per mano perché i kivaniani siano un'unica grande famiglia. A questo punto consegno il collare del Kivanis Club di Perugia all'amico Stefano, che sono certo che riuscirà a fare molto molto meglio di me. Non solo il collare, ma gli consegno anche il battacchio. Il maglietto, e se mi permetti do l'ultima suonata. Assolutamente. Sulla fascetta che state proprio vedendo, che vi sta mostrando attraverso le nostre immagini, ci sono scritti ovviamente i nomi di ogni presidente che di anno in anno si è succeduto alla guida del Kivanis di Perugia, insomma tantissimi presidenti, e adesso ovviamente sarà il nome di Stefano Babucci. L'abbiamo vista emozionata prima quando c'è stato, diciamo così, il passaggio di consegne ufficiale qui al tavolo. È una bella responsabilità ma allo stesso tempo anche una bella soddisfazione. Assolutamente sì, responsabilità, però già vengo da altre esperienze per quanto riguarda la vita dell'associazionismo, quindi già sono formato sotto questo aspetto. Sono, diciamo, intenerito, visto che dobbiamo assistere i bambini, soprattutto in questi tempi molto difficili,
sotto ogni aspetto. Quindi il nostro compito è di pubblicizzare, sensibilizzare ancora con il nostro operato questa società che, benché abbia tante situazioni difficili, a partire da quelle economiche, politiche, però un consiglio, diciamo, da parte mia, che do prima a me stesso, di essere uniti per crescere insieme, per confrontarci affinché si possa dare il giusto contributo a tutti quanti e soprattutto ai bambini in questo caso. Abbiamo fatto, io credo tanto, sono entrato come presidente, il club aveva 35 soci, poi siamo scesi paurosamente a 17, sicuramente per demerito mio, ma ho voluto dare un'impronta personale al club, cioè le persone che sono soci e partecipano al club devono essere persone propositive, non solo per una cena o per mettere il vestitino nuovo, il cappellino nuovo, eccetera. Il Chivanis è il service per i bambini e lo scopo è quello. Allora, andare a fare service al ristorante o via dicendo non era nella mia natura. Ho dato un taglio, ci sono riuscito, avendo anche diverse persone che mi hanno criticato giustamente delle mie scelte, però sono soddisfatto perché ho portato dentro elementi che effettivamente possono dare un qualcosa al Chivanis. Ho cercato di contribuire, visto che io sono il novizio, visto che eredito una realtà, un compito difficile, perché i tempi sono duri e difficili, però essendo anche un battagliero, e questo me ne vanto, affinché i nostri bambini, soprattutto delle nostre zone, delle nostre aree, abbiano almeno per le nostre, diciamo, per i nostri compiti e le segnalazioni che avremo, a dare il giusto contributo, il giusto sostegno, affinché ne vengano sempre a meno a risentire il disagio che spazia dall'economico al morale all'affettivo. Questa sera abbiamo assistito anche allo scambio della campana, insomma, alla consegna della campana. Ci può spiegare cosa significa innanzitutto la campana e cosa significa questo passaggio da un presidente che esce a uno che arriva? Ecco, tra le altre cose che mi ha un po' così, mi è dispiaciuto più di tutto, è proprio lasciare la campana. La campana è il simbolo del Chivanis, in cui richiama, raccolto, secondo chiaramente il mio punto di vista, poi ognuno è libero di dare quell'interpretazione che vuole, però il suono della campana richiama, raccolta i soci per far sì che venga posta una maggiore attenzione sulla serata, che non è tanto il mangiare, ma è quello programmare un qualcosa in favore dei bambini. È vero, abbiamo il collare, che è quello, il simbolo del Chivanis, se viene dato volentieri, però secondo me il simbolo più importante è proprio la campana. Ha un suono molto dolce, bello, ma nello stesso tempo forte. Come sono selezionati, insomma, questi bambini da aiutare? Allora, noi siamo presenti e ci pubblicizziamo anche a livello delle scolaresche, nell'ambito anche dell'associazionismo, nell'ambito proprio del territorio locale. Ci vengono segnalati questi casi, ma soprattutto per di più a livello, diciamo, scolastico, in cui noi andiamo a curiosare, diciamo, a cercare di capire se ci sono quelle situazioni di difficoltà. A questo punto, una volta che gli organi competenti ce le segnalano, prendiamo atto, ci consultiamo e a questo caso interveniamo, come già siamo intervenuti in tempi passati e precedenti, anche recentissimi. Ecco, non era ancora presidente a tutti gli effetti, ma è stato in giro per l'Europa a portare il nome di questa associazione nell'ambito di un'altra importante manifestazione che promuoveva Perugia Assisi come capitale europea della cultura 2019. Assolutamente sì, e mi onoro di essere stato il portavoce anche del Chivanis International Club di Perugia, in questo caso, che comunque Chivanis è, non perché c'è l'appartenenza di Perugia, però il Chivanis è uno,
e persegue un unico fine. E poi ancora Fedi d'Italia Motori, il Giunco, CC Motor Day, CC sta per Carabinieri Motor Day, sono dei motociclisti e loro sono molto vicini a noi e soprattutto molto vicini anche alle associazioni come il Giunco che si occupano di disabilità. E poi Vigili del Fuoco e Kivanis, ci sarebbe tanto da dire su queste associazioni, però intanto vado a dirvi che c'è anche il patrocino della Regione dell'Umbria, la provincia di Perugia. Ho avuto piacere e l'onore di poi portare anche io, contribuire, portare per la candidatura di Perugia Città della Cultura con Assisi e ho creato anche dei contatti con una città francese affinché si possa fare il gemellaggio chivaniano con quell'altra realtà e di questo sono contento e soddisfatto. Noi verremo a controllare insomma quello che farà durante quest'anno, le facciamo i nostri migliori in bocca al lupo. Suoniamo la campana che insomma è un po' il simbolo della vostra associazione, che dà inizio insomma a questa sua nuova presidenza a capo del Kivanis Club Perugia e con questo suono noi ovviamente vi salutiamo perché il tempo a nostra disposizione è terminato e quindi ci vediamo alla prossima.